Spesso ci complichiamo la vita inutilmente, facendo cose che non servono. Per esempio, quando pensiamo vorrei fare questo o quell'altro ancora, e poi ci diciamo sono uno stupido, incapace, deficiente. E cosa succede poi? Che o non facciamo quello che volevamo fare, oppure lo facciamo male, non lo facciamo convinti e confermiamo quello che ci eravamo detti. Il giudizio è il seme della sofferenza. Non serve a niente, è inutile, anzi, è nocivo. A volte le persone, quando capiscono che il giudizio non serve e non giudicano più, poi mi dicono, ma io adesso non mi giudico più, però mi giudicano gli altri e questo mi dà fastidio. Beh, se il giudizio degli altri ci dà fastidio, è perché ci diciamo sono dei giudicanti, antipatici, malvagi. E quindi siamo ancora in balia del giudizio. Cosa si fa allora? Facilissimo. Cosa non si fa? Non si giudica, non si critica. Lo so, non è facile perché siamo stati così condizionati, così abituati a credere che sia necessario che lo facciamo automaticamente. Ma credimi, sforzati, lo so che è uno sforzo, ma fallo. Astieniti dal giudicare, dal criticare. Allenati a essere presente. Prendila come un'opportunità per sviluppare la presenza. Immagina che sia una pratica meditativa. Inizia a far caso a quando giudichi, senza giudicarti. E poi, quando ti accorgi che stai per farlo, non lo fai. Comporta uno sforzo, ma credimi, ne vale la pena.